dare risposte concrete. Il 2018 è stato un anno particolarmente importante per la storia del nostro Paese. Abbiamo ricordato e celebrato il 70° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione e i 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Ricorrenze importanti che hanno segnato nel profondo il cammino compiuto dai nostri nonni e dai nostri padri per affermare la libertà, la democrazia, la pace. Tante sono state le iniziative messe in campo dalle istituzioni per rinsaldare la memoria nazionale, dalla Costituzione spiegata ai ragazzi per far nascere in loro una prima consapevolezza sui diritti e sui doveri dei cittadini, alla traduzione della nostra Carta in diverse lingue a conferma del carattere inclusivo della nostra storia repubblicana. Questo concerto di Natale, il primo della 18ª legislatura, vuole quindi essere un omaggio al filo conduttore di questo straordinario percorso, l'italianità, un valore assoluto declinato in maniera universale attraverso l'opera, da sempre principale forma di espressione della lingua e della cultura italiana. Ascolteremo le opere di Gioachino Rossini, di cui quest'anno ricorre il 150° anniversario della morte, di Giuseppe Verdi, eroe risorgimentale e senatore del Regno, di Pietro Mascagni, compositore della modernità, e di Mozart, che compose esultate e giubilate a Milano nel corso del suo terzo viaggio in Italia. Il ricavato del concerto sarà devoluto in beneficenza. Saluto con piacere le due medaglie d'oro al valor militare e la rappresentanza di atleti medagliati del CONI, in larga parte donne. Agli italiani tutti, l'augurio mio personale e del Senato della Repubblica di buon Natale e di un sereno anno nuovo. È un pensiero commosso alla famiglia Michalizzi. Vi ringrazio. Un messaggio di amore per l'arte e per la cultura, un messaggio di cui tutti oggi abbiamo bisogno, un messaggio di grande serietà intellettuale, di serietà morale. Veramente una grande emozione, è un reale privilegio non soltanto per me ma soprattutto per tutti noi musicisti dell'orchestra. Deve rimanere questa idea di tristezza. Se non ci crediamo, chissà che deve morire. Il pecato per me.
grande impegno e una enorme responsabilità, perché io, essendo un'artista russa comunque, d'origine russa, e sono scelta per fare questo concerto, diciamo, in Italia, che è sempre stata la mia alma mater, dove è cominciata la mia carriera, ed è un evento molto importante per me. Sono molto grata di essere qui e cercherò di fare il mio meglio. Questa sala possiede una bellissima acustica, si canta benissimo, è un'emozione molto forte, e poi ci sarà il presidente, e tutti gli ospiti importanti, le prime persone della politica italiana. E poi è anche la memoria di questo Natale. Spero ci porta tanta felicità e un anno molto prospero, molto felice, quello del 2019. Signori, buongiorno e benvenuti al concerto di Natale dall'Aula del Senato a Palazzo Madama, a Roma. Non so descrivervi l'emozione di essere immersi nella realtà storica di questa magnifica aula. E il concerto di oggi arriva anche a conclusione dell'anno per le celebrazioni per i 70 anni della nostra Costituzione, che fu appunto firmata a Palazzo Giustiniani, poco lontano qui da Palazzo Madama. Il luogo è così carico di storia che non puoi entrare qui ed essere indifferente, cioè non è un posto qualunque. La musica immortale ci aiuta a lasciarci andare sull'onda della bellezza, della magia di quest'arte incredibilmente universale per tutti, che è la musica. È un concerto molto classico quest'anno, quindi è molto più complesso dal punto di vista delle camere, perché lo spazio non è moltissimo, però abbiamo anche inserito due microcamere che sono molto utili, soprattutto sui contrabbassi, infatti avrà un'immagine particolare, su delle infilate di flauti e ottavini. Queste sono un po' le novità, è chiaro che si potrebbe ancora fare meglio, però è sempre un'emozione stare qua al Senato con voi. We'll be right back.
vorrei fare gli auguri di Natale a tutti gli italiani che ci stanno seguendo in tutto il mondo grazie ai canali di Rai Italia e a voi che ci seguite qui invece nella nostra penisola da Rai 1, da Rai Cultura e anche da me, davvero buon Natale e buon Natale a tutti quanti voi.